Se dico questo degrado qui, che praticamente è un'area centralissima, la si può immaginare tranquillamente alla stessa maniera nelle frazioni, da Sassa a Preturo, col pericolo di quella viabilità di accesso verso Preturo, Qua continuamente dobbiamo camminare, se denunciato, no, in, tra virgolette, ci fino a arrotano. Paganica, che ormai è forse la realtà più urbanizzata, più popolata, dove mancano i servizi essenziali e alcune strutture giacciono lì incompiute da una vita, dal palazzetto dello sport, alle altre strutture ricreative. Quindi è un problema complessivo, ripeto, tutto questo dentro una consapevolezza che questa è una città che ha già tante criticità, che ha un territorio vastissimo, Insomma, i che ha soldi tanti vanno problemi. distribuiti fuori, Pescara, altre I città e qua soldi niente. Come vanno mai? C'è questa regione. e Che purtroppo fa la regione Abruzzo? lo dicevamo all'inizio, se noi ci accontentiamo di 1,5 milioni per la pista ciclabile, altrove del 1,5 miliardi del master plan, tutto il resto va a finire altrove, questo è il dato, la constatazione. Ma quindi non ci sono i politici che vogliono Probabilmente bene all'Aquila? Non ho capito. è Perché? la Come succede? politica nel senso più generale che non ha quell'autorevolezza per imporre le scelte a favore dell'Aquila dentro il Consiglio regionale. Questo è il dato che Insomma, ci il piace discorso sottolineare. in poche parole è questo: ai politici dell'Aquila non gliene frega niente, No, possiamo dire così. magari in questi termini proprio no, ma Però, il dato oggettivo è questo qui. cioè, lei è sempre molto elegante. No, io cerco di essere rispettoso di tutti, però constato con amarezza qual è lo stato dell'arte. Ci fermiamo qui come seconda puntata? Ok, Grazie grazie a a tutti, lei e grazie buon a lavoro. tutti.